Si è conclusa ieri la festa dell'unità regionale che si è svolta quest'anno a Marina di Ragusa. La scommessa della manifestazione è stata scendere in piazza per incontrare tutti e confrontarsi sui temi caldi della politica, programmando così le iniziative future e gli obiettivi per il partito. L'evento, che si è svolto nel pieno rispetto delle norme antidiffusione del virus, era aperto a tutti, non soltanto quindi ai militanti del partito. Pernello Di Pasquale, una scommessa per il PD, che ha puntato tutto sul confronto con i cittadini. Io dico che già il fatto stesso di avere il coraggio di scommettersi in piazza quando nessun altro partito ha la forza di organizzare momenti di incontro che non siano quelli dei social, perché ormai si ci incontra solamente in queste camere virtuali che sono i social. Noi siamo scesi in piazza, ieri devo dire c'è stata una discreta partecipazione, nonostante sono stati i siti, sono stati quasi sempre seguiti e pieni, anche oggi si stanno iniziando a partecipare. Noi abbiamo creato l'occasione di incontro e di confronto per gli iscritti del PD e non solo per gli iscritti del PD. Tante le partecipazioni, tanti gli invitati, diversi sono stati i leader nazionali e regionali che hanno dato il loro contributo. Penso che sempre quando si fanno le cose ovviamente si possono fare meglio, ci possono essere critiche, non sbaglia chi non fa nulla, chi fa le cose ovviamente si presta anche alle critiche, ma la cosa più importante per noi era dare un contributo alla partecipazione e al confronto. Su questo l'abbiamo fatto e siamo qui. Tra i temi dibattuti, salute, emergenza boschiva, politiche del lavoro e mafia. In particolare si è parlato della confisca dei beni alla mafia, un tema tanto caro e noto da anni alla nostra regione, da sempre terra di mafia ma allo stesso tempo di antimafia. A parlarne Giuseppe Berretta, presente all'evento. E diciamo che c'è una parte della disciplina che è molto invidiata e molto avanzata, che è quella che reprime il fenomeno mafioso. La parte che riguarda invece la gestione del patrimonio che viene confiscato o sequestrato alla mafia invece presenta delle notevoli criticità. La Commissione regionale antimafia le ha sottolineate. Come Partito Democratico siamo partiti da queste criticità per tentare di utilizzare le buone esperienze che ci sono in giro in Italia, in altre regioni, dalla Puglia alla Campania, per proporre anche in Sicilia una legislazione che consenta di gestire al meglio il patrimonio confiscato alla mafia, perché non c'è nulla di peggiore che far deperire dei beni che ritornano alla collettività dopo essere stati dei mafiosi e vengono invece perduti perché non ci sono le risorse, perché non c'è la capacità di gestirli. E invece con questo disegno di legge noi proponiamo di attuare un meccanismo di utilizzo di questi beni efficace, efficiente, che consenta alla collettività di fruire di questi beni davvero e non come è stato sin qui, perché purtroppo molto spesso questi beni non sono stati utilizzati. Devo dire, lo dico con piacere, che in ambito europeo la legislazione italiana in materia di beni confiscati alla mafia è stata proprio definita un modello a cui aspirarsi, diciamo, in ambito di legislazione europea in occasione della presentazione della strategia per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025. Quindi non c'è dubbio che il nostro modello è un modello positivo. Naturalmente può essere migliorato e probabilmente deve essere migliorato sul piano normativo, ma io direi soprattutto proprio sul piano delle azioni concrete, dell'attività concreta.